matite per bambini, un minuscolo quaderno e uno scotch microscopico. No, non siamo insieme a Pollicina nel paese di Lilliput. Oggi ti mostreremo le tecniche più sorprendenti per realizzare mini materiali per la scuola. Per iniziare avrai bisogno di uno spiedino e di argilla da modellare beige. Avvolgi la punta dello spiedo per fare un cono. Premi un fiammifero nell'argilla per creare quadrati. Dovresti ottenere un cono gelato. Mettici una palla di gelato. Aggiungi zampe, orecchie e una coda alla palla. Il risultato è un simpatico gattino che spunta dal cono. Prendi la pittura e fai diventare il cono giallo. Accentua la trama della cialda con colore più scuro. Dipingi il gattino di grigio. Dipingi le orecchie e il naso di rosa. Il gattino è così carino! Non vuoi grattarlo dietro le orecchie? Tira fuori il bastoncino. Ora hai bisogno di inchiostro per penna sfera. Inserisci in un segmento nel cono. Ora abbiamo una divertente penna gelato. Sembra un giocattolo, ma scrive solo in modo professionale. Per il prossimo life hack hai bisogno di una capsula vitaminica in plastica. Svuotala. Stampa il logo della colla. Taglialo. Applica la colla Elmer sulla capsula. Attacca le immagini. Incolla i tappini fatti con un foglio di gomma piuma rosso. Usa una cannuccia per raccogliere una quantità di colla sufficiente a riempire il tuo mini stick di colla. Metti la colla nel tubo. Il nostro mini stick di colla è pronto! Questa piccola cosa può incollare carta di qualsiasi dimensione. E ora ti mostreremo come ridurre una matita normale. Raschia la parte in legno fino a quando non rimane solo la mina. Stacca la mina dal resto della matita. Avrai bisogno di nastro adesivo. Avvolgi la mina con il nastro. Prendi la gomma. Tagliane un pezzetto. Riducila alla dimensione appropriata. Inseriscila nel nastro. Attaccaci un foglio di stagnola autoadesivo. Decora con del nastro adesivo colorato. Ora abbiamo matite carine che non solo disegnano perfettamente, ma possono anche cancellare. Per il prossimo life hack avrai bisogno di una scatola di fiammiferi. Tagliala. Incolla una striscia di nastro decorativo nel mezzo. Rivesti con la colla. Fissa i fogli. Incolla un pezzo di carta regalo alla copertina. Taglia a metà una graffetta con una pinza. Piegala per fare un amo come questo. Fissa i ganci alla copertina. Incolla due nastri corti. Inserisci una piccola risma di carta. Ora abbiamo un mini quaderno per tutte le nostre mini note. Ora, cosa possiamo fare con un pennarello e una cannuccia? Taglia la punta del pennarello. Usando le pinzette, rimuovi attentamente l'inchiostro. Taglialo con le forbici. Taglia la cannuccia delle dimensioni della barretta d'inchiostro. Inserisci l'inchiostro nella sua nuova custodia di plastica. Fissaci la punta del pennarello. Sigilla con una pistola per colla caldo. Chiudi un'estremità con un tappo pom-pom e fissa un pezzo di cannuccia all'altra. I pennarelli in miniatura disegnano perfettamente e sembrano proprio buffi. E ora hai bisogno di un normale calzino. Taglia la punta. Taglia una cerniera della lunghezza del calzino. Incolla la caldo all'apertura del calzino. Decora con piccoli pompon. Puoi mettere tutti i tuoi materiali scolastici in miniatura in un astuccio. E puoi tenere l'intero astuccio in una mano.
Per il prossimo life hack hai bisogno di una scatola vuota di carte. Tagliala così. Coprila con del nastro adesivo decorativo. Allinea le strisce di nastro in modo che non vi siano spazi tra loro. Usa lo scotch di diversi colori. Finalmente abbiamo un elegante organizer per tutto il nostro materiale. È ciò che ti serve per i tuoi piccoli quaderni e la tua piccola scrivania sarà sempre in perfetto ordine. Ecco un'altra idea per la mini cancelleria da ufficio. Avrai bisogno di un contenitore di plastica per lamette. Taglia il bordo ad angolo. Ora prendi un nastro colorato e una cannuccia. Taglia la punta della cannuccia e attaccala al lato adesivo del nastro. Arrotola il nastro attorno alla cannuccia. Taglialo. Ottieni un mini scotch. Rompi la punta della lama del taglierino. Fissala all'angolo di plastica. Inserisci il mini scotch all'interno e fissalo con uno spiedino. Taglia l'eccesso. Dipingi la scatola con una pittura perlata scintillante. Il tuo mini scotch è pronto per iniziare ad attaccare. L'uso del mini scotch è molto semplice. Tira il nastro e taglialo con la lama. Successivamente avrai bisogno di pittura e di alcune boccette di profumo. Riempi le boccette di pittura. Chiudile saldamente. Prendi del nastro decorativo. Usa un pezzo di nastro biadesivo e fissalo alle boccette. Hai delle mini bottigliette di pittura. Guarda quanto sono piccole! Semplicemente bellissime! E ora hai bisogno di un bastoncino e di uno spazzolino da denti. Taglia parte del bastoncino. Taglia un pezzo di plastica con le setole dallo spazzolino. Sciogli la plastica sopra una candela e fissala al pezzo di legno. Al posto del metallo, avvolgi della stagnola attorno al bastone. Un mini pennello può essere usato per la mini pittura, come quelli veri! Molto comodo! Per il prossimo life hack hai bisogno di un bastoncino largo e di un blister. Accorcia il bastone e arrotonda il bordo. Taglia le vaschette rotonde dai blister. Usando il nastro biadesivo, fissa le celle alla base di legno. Spremici le vernici. Hai una tavolozza in miniatura per tutte le tue pitture in miniatura. La pittura sarà sicuramente sufficiente per creare un mini capolavoro. Scopri cosa trasformeremo in un foglio di carta colorata double face. Piega il foglio a metà. Riaprilo e segna altri due posti per la piegatura. Taglia il foglio lungo le linee segnate. Piega la striscia a metà. Piega i bordi verso l'interno. Apri le estremità. Ora piega la carta in questo modo. Fai lo stesso con le altre strisce e incollale insieme. Usa un normale stick di colla, non quello in miniatura. Piega lungo le linee. Il risultato è un piccolo quaderno. Disegna una torta sulla copertina. I mini quaderni con le copertine deliziose sembrano davvero insoliti. Non ti viene subito voglia di scriverci? Per il prossimo life hack avrai bisogno di una scatola di graffette e di alcune palettine da caffè. Segna la lunghezza della scatola sui bastoncini. Accorcia i bastoncini a quelle dimensioni. Incolla i bastoncini sulla scatola. Utilizza una pistola per colla caldo. Attacca un piccolo foglio di carta bianca al coperchio. Metti un bastoncino in modo che il coperchio non si chiuda. Metti le tue pitture e i pennelli nella piccola scatola di artistica. Tutte le cose importanti sono sempre con te. È esattamente ciò di cui hai bisogno per mini dipinti en plein air. Ti sono piaciuti i nostri life hack per la mini cancelleria? Facci sapere quali proveresti nei commenti e non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al canale e di fare clic sulla campanella per non perdere le idee più sorprendenti di Trum Trum.